dobbiamo pensare ad altre soluzioni. Lei si impegna? Si sta impegnando. Grazie, Gianluca. Grazie. Una cosa, nei primi mesi di settembre, per scegliere questo intervento che dovremmo fare immediatamente, nei primi giorni di settembre l'area sarà completamente sbracciata. È sicuro? Sì, ah, non sapevo questo. Meno male. È già un segnale di questa amministrazione rispetto alle precedenti storie. Grazie. Lasciamo la parola al presidente della SCPA Leonardo Valle, che ha sponsorizzato e organizzato, insieme alla presente e a molti altri anche qui presenti, grazie, la Summer Season 2023. Presidente, perché lei ha voluto, tu un po' ci dentro, perché hai voluto nella Summer Season 2023 Gennaro Piccolo, stessa domanda che ho fatto di poco, Gennaro Piccolo e la Film Commission. Allora, poi diamo la parola a Piccolo, un minuto ancora di pazienza ai nostri amici Facebook e gli intervenuti e al cinema, subito dopo l'intervento. Allora, buonasera, innanzitutto devo salutare tutti voi che siete presenti, coloro che ci seguono via Facebook, un ringraziamento particolare alla presenza insomma del segretario generale della CIS Cecere, che vedo con noi, grazie di essere grazie qui, per l'invito. Il presidente Italo Di Cocco, il membri del CTA Vice Tecus che vedo presente, e il comodoro della flotta di Latina, l'editore Giuliano Radicioli e Dimenti Grosio, l'architetto De Angelis, l'architetto Ugo De Angelis, che ieri stava con noi per una valorizzazione storica, l'architetto Romano presente, assolutamente sì. Allora, Latina è sempre stata negli ultimi anni una città che non si rendeva più conto di essere la seconda città del Lazio, di essere al centro di una riviera meravigliosa che va da Nettuno a San Felice. Abbiamo perso la voglia e anche la consapevolezza di essere una città che si affaccia sul Parco Nazionale. Non ci abbiamo portato i nostri figli, non ci abbiamo portato i nostri visitatori o ospiti quando venivano a trovarci a casa nostra. Abbiamo smesso di vedere che a Sermoneta c'è un castello meraviglioso, che a Ninfa c'è uno dei posti più belli del mondo e uno dei giardini più belli del mondo. Abbiamo perso come città, caro assessore, la consapevolezza di quanto è il valore che rappresenta. Questo è stato un problema serio, un problema culturale molto serio. Latina per tanti anni ha vissuto la retorica del bello. La panchina veniva una volta dipinta di rosa, poi veniva dipinta di verde, poi veniva dipinta di blu, e questo era lo sforzo massimo che si faceva nell'interpretare quelle che sono praticamente le attività importanti di una città. La cultura è stata vissuta sempre nel chiuso di alcune stanze, di poche decine di persone, una cultura sterile, molto spesso autoreferenziale, e questo ha portato una città ad appiattirsi, e una città a perdere ciò che aveva. Io a 14 anni sono venuto con la mia valigia di cartone da Crotone a Latina, c'erano i fiori agli angoli della città, c'erano le piante, agli angoli delle strade c'erano dei vasi con dei fiori, e c'era una biblioteca che era aperta, c'era un teatro meraviglioso dove si susseguivano anche conduzioni di alto livello, di sicuramente di livello nazionale. C'erano dei premi letterari di altissimo livello, come Latina per il Tascabile ed altri. Era una città diversa. Oggi i miei figli vivono in una città nettamente depressa e assolutamente lontana dalla città che mi ha accolto. Da qui nasce Cetecus. Cetecus nasce da ripartire dai fondamentali. Quindi Cetecus è un'operazione di branding pura, studiata bene a livello internazionale. Cetecus è stato un console romano, fondatore e fondamentalmente il primo grande bonificatore della storia, perché c'era quest'appia che collegava Roma al mondo, alle saline, quindi alla conservazione dei cibi, al porto che portava in Grecia, alla cultura, eccetera. Ed è stato grazie all'opera di questo grande eroe che si è potuto bonificare, quindi ha scavato Piombartino, ha fatto il fiume,
nella collegata a Terracina 20 km di fosso, quindi, e rappresenta il nostro eroe. Non c'è nessun brand che funziona al mondo se non ha radici storiche o è fondato nel mondo. Noi eravamo sotto il buco nero. Da San Felice al Nettuno non c'era fondamentalmente un'operazione brandica che ci rappresentasse. Perché Piccoli qui? Gennaro Piccoli qui con la Dinner Commission perché entra in una stagione estiva organizzata da CETECO, si è chiamata Summer Season, che da un lato guarda i grandi numeri, cioè portare iniziative che possono allietare una platea molto vasta di turisti e di residenti. Dall'altro la qualità, cioè ricominciare a portare un grande cartellone a Summer Season, non soltanto gli eventi quantitativi, ma anche la qualità. E la qualità soprattutto che possa rappresentare le eccellenze del nostro territorio. E quindi, siccome la Dinner Commission, per le ragioni che diceva l'assessore prima, è un'eccellenza del nostro territorio, è una delle eccellenze che ha trovato posto nella Summer Season 2023. L'obiettivo qual è? È cominciare a riappropriarsi in modo serio. Domani il coro degli alpini e ci sarà una presentazione del libro all'interno del Parco Nazionale del Giugello, che per troppi anni è stata una riserva e non un parco, ok? Mentre noi viviamo con un parco all'interno del nostro territorio. Abbiamo cominciato a rivivere alcuni spazi e rivivere l'opera passata, presente e futura della Dinner Commission significa avere un mezzo straordinario per convincere prima noi stessi che viviamo su un territorio che ha un valore nettamente più alto di quello che noi possiamo avere. Quindi questo era fondamentalmente l'obiettivo con cui è nato CETECO, si stanno facendo altre cose a livello nazionale, ma sul nostro territorio, e questo è il nostro obiettivo. La Summer Season nasce per questo motivo e nasce senza costi per la collettività. Questo è un altro dato importante. E chiudo con un grande invito che faccio, ma non tanto alla politica, alle istituzioni. Non esiste un'amministrazione di un territorio se le istituzioni non si aprono ai privati in un sano rapporto di partenariato pubblico-privato. La Latina Film Commission non è stata valorizzata in questi anni perché non si è percepito il valore che una fondazione basata su un modello privatistico di gestione potesse dare un grande contributo alla stessa istituzione, alle stesse istituzioni che levavano sullo stesso territorio. Questa sorta di autosufficienza della politica che sceglie nei posti di amministrazione chi ha più potere e non chi ha più competenza rischia negli anni di far morire un'esperienza quale la Commission, che se oggi è ancora viva è per le caratteristiche di resilienza del Rinomico, ma non può più essere così. E quindi noi abbiamo il dovere di dare una sorta di grande cassa di risonanza attraverso la Summer Season, ma attraverso CETECUS come società consortile per azioni di grandi dimensioni, una no profit company ma la più grande nel suo territorio, di cercare di essere sentinella e invitare sempre le istituzioni a non pensare di essere autosufficienti. Chiudo. Qual è il rischio? Il rischio è che poi le istituzioni fanno la fine del cliché. Si muovono 12 ore al giorno, assessore, si vede un enorme attivismo della politica, 500.000 post Facebook, 300.000 accordi di programma, 1,5 tonnellate di accordi bilaterali, trilaterali, eccetera, eccetera, e una sorta di rullo del criceto, e la città sta sempre là. Anzi. Quindi, vediamo le bellezze della nostra, del nostro territorio attraverso la capacità di poter rappresentare di Rino Piccolo, della Film Commission, che finalmente ha la parola e ci farà vedere del bello.